appassionati di auto d'epoca, bentornati con lo Stego e con la seconda parte di questo splendido ritrovo, raduno consueto, annuale, qui in questo bellissimo comune che si chiama Fonzaso. Eravamo rimasti alla Tipo e continuiamo con questa bellissima Alfa GT1006 Junior. Bella anche nei colori e forse per me una delle più belle Alfa e delle più belle auto di sempre, diciamo. E qui scopro questa Lancia HP Executive 1006 targata Belluno, sempre meravigliosa, una macchina. Eravamo negli anni 80, credo, il canto d'encigno della Lancia, poco prima della Tema. Sempre il GT 1006 U 1006. Qui sempre la Lancia, c'è una X19, vedo. Ecco, abbiamo la possibilità di entrare sulla Lancia HP Executive e vederne gli interni, guardate. Mi ricordo che c'era anche la versione disegnata da Ermenegildo Zegna. Strumentazione davvero bellissima ed imponente, con una bella grafica, dei bei strumenti. Fatta davvero bene. Andiamo a vedere questa bella 1100, mi sembra terza serie. Bella, davvero. Guardate che magnifica. Li vedo una Mini Minor, una Panda 4x4 Sisley e una Golf seconda serie. Ecco una Ferrari, credo 328. GTS Turbo, ma non c'è scritto. Comunque è una seconda serie, diciamo. Accontentiamoci di come si vede così la strumentazione, perché c'è il riverbero del sole. Ecco qui la 308 GTB, targa originale come si vede. Guardate il bellissimo tunnel con la griglia, il selettore delle marce e tutti gli interruttori. Meravigliosa davvero, questa era la macchina di Magnum PI. Ne ho avute anch'io di Ferrari così, perché erano le mie Ferrari, ma sempre purtroppo modellini, perdonate la battuta scontata. Ecco qua una bella Citroen AMI con una targa incredibilmente fatta bene e fortunata nella combinazione. Guardate che bella linea, questa macchina mi è sempre piaciuto tantissimo. Anche il colore devo dire che è piacevole. È anche aperta, ci permettiamo di fare una ripresa. Volante sempre in monorazza, nel consueto stile Citroen. Splendida la Fiat 600. Qui un'altra opera d'arte. 75 Twin Spark. Si tratta di una seconda serie con dei cerchi però originali magnifici. Ecco qua una bella Honda e una Toyota Celica Turbo 4WD. Ecco, siamo adesso sul reparto motociclette, imponente. Vespe, tra cui una 50 Special bellissima. Ecco una bella BMW, guardate, con l'accensione laterale. La pedivella dell'accensione è qui. Veramente, e guardate il filtro cartellizzato sul motore, diciamo, non ho mai visto una cosa del genere. Qui un Ariel, guardate questo Garelli
50 motorini che una volta ce n'erano in quantità, ognuno di noi ce l'aveva. Ecco qua una Mercedes 240D appena arrivata, con un bellissimo motocross. Adesso gli chiederemo la cilindrata. Si tratta di un 125. Ecco qua le Mercedes sempre di Bruno Sacco, che per me sono le più belle Mercedes mai prodotte. Parata di Moto Guzzi. Qui abbiamo una Ducati. Qui c'è una Laverda RS1000. E vi faccio osservare una chicca, probabilmente credo per la sostituzione forse delle lampadine, sportellino tipo tappo del carburante. Panorama anche del comune che ospita il raduno, davvero bello. Ecco la Lancia, forse la più storica del ritrovo. Guardate la strumentazione. Le due leve del cambio. Protagonista adesso di un piccolo, ha subito un tamponamento in diretta. Qui una MG per gli amanti delle auto inglesi, però sicuramente molto bella, diciamo. Guardate che bel contagiri. Oggi è anche una giornata particolarmente non calda e si sta anche relativamente bene. Con la potassa. Guardate questa Ford Taunus Coupé GXL, bellissima anche nei colori. Benvenuti a Fonzaso al 19° raduno auto e moto di una volta, ricordando Mario Vettori e Giambattista Dalla. Guardate che bella. Stare attenti a quello che vi dicono i moschieri. Guardate qua questa splendida Renault 5 Cabriolet modello Campus. Non l'ho mai vista, prima volta in assoluto in vita mia che vedo questa macchina. Beh, le Renault 5 sono sempre piaciute tantissimo. Con una 500, peraltro credo prima serie, seguita da quest'altra estremamente sgargiante nei colori. Bella, bella questa Renault 5 Campus Cabriolet. Credo sia davvero un'auto rara. E vedete davanti una bella 126 con bel colore, macchina magnifica per me. Guardate questa meravigliosa, davvero. Ecco che vediamo un attimo gli interni di questa 126, dal colore davvero bellissimo. Vedete la strumentazione minimale, ma come si conveniva alle utilitarie di quegli anni, ben tenuta. Ci fanno osservare anche una chicca, una particolarità. Ah, guardate la valigia stile Samsonite, sempre degli anni 70, probabilmente dell'epoca. Un dettaglio veramente bello. Con queste ultime immagini chiudo questa seconda parte. Ciao a tutti dallo Stego.